Cari amanti di grafica, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Photoshop. Oggi festeggiamo i 7000 iscritti e facciamo appunto un effetto con Photoshop, l'effetto HDR. Sicuramente col telefono l'avete smanettato in 100.000 modi, ma anche con Photoshop possiamo farlo in un solo minuto. Vediamo subito come si fa. Ma prima iscrivetevi al canale, mettiamo un like se il video vi piace e a quel punto attivate anche la campanellina così non perdete i prossimi appuntamenti. Ok, andiamo subito su Photoshop e vediamo come si fa. Come vedete abbiamo questa bellissima immagine di partenza presa dal sito pexels.com. Metterò il link in descrizione. Se diamo un po' di zoom, vediamo comunque che l'immagine è molto bella, ma noi possiamo creare anche un effetto, diciamo, migliore oppure diverso, appunto applicando un effetto HDR. Allora, su Photoshop è molto facile creare un effetto HDR, ma siccome si fa da regolazione, immagine, regolazioni, sappiamo benissimo che è una operazione, quelle che sono su regolazioni, che non permettono poi di ritornare indietro per effettuare eventuali modifiche, ritocchi. Quindi noi utilizzeremo una tecnica standard, che è quella di duplicare il livello, magari convertirlo anche in oggetto avanzato e a quel punto poter fare quello che vogliamo appunto al nostro livello nuovo. Allora andiamo su sfondo, CTRL più J o Command più J per duplicare il livello. A questo punto, tasto destro sul livello, converti in oggetto avanzato e poi clicchiamo due volte sul nostro oggetto avanzato, confermiamo e abbiamo la possibilità di manipolarlo come vogliamo. Il file che si apre, sappiamo che è il punto PSB, consiglio di andare a vedere il tutorial su perché creare un oggetto avanzato e vediamo subito cosa si fa. Immagine, regolazioni, come abbiamo detto, e dobbiamo andare semplicemente su viraggio HDR. Il viraggio HDR convertirà il documento in un unico livello. Intendete procedere? Ecco, motivo per cui facciamo pure questa operazione. Quindi, se abbiamo pure più livelli, a maggior ragione creiamo un livello copia di tutti i livelli creati. Quindi, se questa era una composizione di fiori, mare, cielo che avevamo unito tutti insieme, a questo punto creiamo un unico livello, CTRL-ALT più maiuscolo più E. E a quel punto quel livello lo possiamo convertire in oggetto avanzato e applicare il viraggio HDR. Ok, guardiamo un po' già col predefinito cosa succede. L'immagine già è migliorata tantissimo, quindi noi possiamo con queste impostazioni migliorare oppure peggiorare naturalmente l'immagine. Abbiamo dei predefiniti, ma che nel caso nostro non vanno benissimo, quindi io consiglio di rimanere su predefinito e fare un piccolo accorgimento. Per esempio, io aumenterei l'intensità, magari a 1,71. Ok, però dobbiamo ridurre il raggio, magari portiamolo a 9. Ok, facciamo uno zoom per renderci conto dell'immagine. Guardate quanto è bella e vediamo il prima e il dopo. Basta levare la spunta d'anteprima. Prima, dopo. Naturalmente l'effetto è completamente diverso, è ovvio, è un effetto appunto HDR, però l'abbiamo fatto in un minuto, confermiamo, possiamo salvare CTRL più S o Command più S, chiudiamo e come vedete se nascondiamo il livello sopra si crea questo effetto. Naturalmente possiamo scegliere pure di ritoccare più una zona rispetto a un'altra con le maschere di livello, quindi noi semplicemente applicando una maschera. Consiglio il corso Il Re delle Maschere che ha avuto un super successo e tuttora viene acquistato. Sono quei corsi evergreen che ti permetteranno di passare da un livello base a un livello già intermedio avanzato. Quindi io ve lo straconsiglio. Quindi se noi prendiamo appunto una maschera e iniziamo a mascherare, noi possiamo decidere di applicare questo effetto un po' di meno nel cielo, per esempio. Come vedete, oppure possiamo ridurre direttamente la densità della maschera perché ho applicato un'opacità al pennello massima, però magari è troppo, allora andiamo a ridurre la densità e quindi così è una via di mezzo. Quindi disattivo maschere di livello, attivo maschere di livello, vediamo così il prima e il dopo. Ok, come vedete abbiamo applicato l'effetto HDR in un solo minuto. Quindi festeggiamo così i 7000 iscritti e vi chiedo se questi tutorial vi continuano a piacere di mettere un like, di supportare il canale, di condividere.
e soprattutto di commentare per far migliorare appunto il posizionamento del video nell'algoritmo di YouTube. Grazie per aver visto il video fino a qui e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!